Cristo risorto! Carissimi amici studenti e studentesse della scuola biblica, siamo giunti alla terza lezione, una lezione che parla dei quattro Vangeli. Stiamo entrando e siamo proprio entrati nel cuore di questa prima tappa che sono i Vangeli. E il cuore significa iniziare a vedere, e avremo già uno sguardo in questa lezione, tutti e quattro i Vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Li vediamo e scopriremo in ciascuno di essi delle caratteristiche davvero interessanti. Io vorrei, in questo video di presentazione di questa nuova lezione, innanzitutto dirvi che e ricordarvi che il Vangelo, quindi, è un libro che ci è stato dato, scritto in un modo particolare, cioè dalla fine all'inizio, quindi dai fatti pasquali della passione, morte e risurrezione alla vita pubblica, ai miracoli detti di Gesù all'infanzia e redatto insieme, trasmesso a noi. Ci è stato trasmesso in tanti libri, ma questi quattro che noi abbiamo sono quelli canonicamente riconosciuti come davvero ispirati da Dio. Ecco che noi vedremo che in ciascun Vangelo c'è il contenuto, si parla di Gesù, della sua vita, in alcuni si parla anche della sua nascita, mentre si vede in tutti e quattro l'opera, la sua vita e anche chiaramente la parte principale del Kerygma, passione, morte e risurrezione. Studiare i quattro Vangeli significa studiare quattro punti di vista nel vedere la vita e le opere di Gesù. Infatti proprio ogni evangelista vedremo che è come se fosse un regista, ciascuno dei quali descrive la stessa persona di Gesù in modi differenti, con stili differenti, in ambiti differenti e con proprie caratteristiche personali. Ciò farà in modo da appassionarci ancora di più nella lettura e nella preghiera del Vangelo e della Bibbia. Studieremo quindi la biografia e le notizie che abbiamo di ciascun autore, ciascun evangelista. È molto molto importante conoscerli e sapere sia dove nella Bibbia si parla di loro, pensiamo a Matteo, pensiamo a Marco, Luca, Giovanni, sia anche come tradizione cristiana antica dove si è parlato di loro, quindi prendendo alcune autorità, alcune personalità che hanno scritto di loro. Successivamente vedremo dove e quando è stato scritto e redatto ciascun Vangelo. È molto importante comprendere e sapere la località della redazione, dove sono stati raccolti gli scritti che hanno formato ciascun Vangelo, ma anche quando è stato scritto. Alcuni scritti fatti prima della distruzione di Gerusalemme, fatti dopo, e in base a questo vedremo che abbiamo ricevuto un Vangelo differente in certe descrizioni. Successivamente vedremo anche in quale lingua è stato scritto il Vangelo e anche a quali destinatari. Già parlando di destinatari, parliamo di un fatto davvero molto, ma molto importante, perché voi solo pensate, ad esempio, quando dovete esprimere o esporre una dottrina, un concetto, un contenuto, adesso parlo nell'ambito cristiano, un catechismo, se voi parlate a dei bambini lo esprimete in un modo, a dei ragazzi in un altro, a dei giovani già cresciuti lo esponete in un modo
differente ancora, a delle famiglie, a degli anziani, a persone che hanno delle difficoltà o hanno avuto delle difficoltà nella loro vita, quanto noi cambiamo la forma e il modo di esporlo. Ecco che gli evangelisti scrivono a destinatari diversi. Qualcuno ha delle comunità che vengono da un paganesimo, altro che hanno delle radici giudaiche, e vedremo allora quanto è importante saperlo, perché da questo cambierà la forma, la scrittura, e noi potremmo dire il genere letterario dentro il Vangelo stesso. Successivamente lo scopo, perché il Vangelo di Matteo è stato scritto. Quale scopo Matteo aveva, ad esempio, nello scrivere il Vangelo? Quale scopo Giovanni? Qual era l'obiettivo? In base a questo capiremo dei passi, alcune spiegazioni, alcune narrazioni. E una cosa anche molto molto bella sarà vedere come in ogni Vangelo viene presentato da questi registi un Gesù differente. Noi sappiamo che c'è un solo e unico Signore, Gesù Cristo, però il Gesù di Matteo vedremo che è differente dal Gesù di Marco, come è differente dal Gesù di Luca e di Giovanni. Adesso ancora non vi anticipo nulla, perché lo scoprirete nella lezione stessa. Delle prospettive, dei punti di vista davvero molto differenti. E infine altre caratteristiche e particolarità che comunque accompagnano questi Vangeli. È una lezione che vi darà già un alimento molto profondo e che inizia a cambiare la nostra mente, il nostro modo di leggere i Vangeli. E quando spesso mi chiedete, ci chiedete nella preghiera personale, quando avete finito di leggere Matteo, Marco, Luca e Giovanni, quale libro ancora leggere, se continuare con gli Atti degli Apostoli o l'Itere di San Paolo, ecco, il consiglio mio è questo: riprendete i Vangeli. Quindi ogni giorno un capitolo di Matteo fino alla fine, poi Marco, Luca, Giovanni, poi riprendete ancora Matteo, perché troverete sempre qualcosa di nuovo. Io, come consacrato, quando ho detto sì al Signore ormai più di 30 anni, ogni giorno leggo la parola di Dio e non mi sono mai stancato quotidianamente, 2 ore al giorno, di leggere, e ogni volta scopro qualcosa di nuovo. Ma sapendo anche queste nozioni che conoscerete, quindi riguardo all'autore, al destinatario, allo scopo di quel Vangelo, la figura di Gesù e alcune caratteristiche, e vedrete che sono molto chiare, avrete ancora più zelo, più ardore, più piacere di leggere e di pregare, ma soprattutto conoscere Gesù in un modo ancora più pieno, più bello, e capire anche come 4 persone, questi 4 evangelisti, 4 registi, e danno a noi 4 caratteristiche bellissime della persona di Gesù da scoprire. Quindi buona lezione, buono studio, che il Signore vi illumini, e sarebbe molto bello anche condividere, magari anche su Zoom, in una lezione o anche nei compiti della scuola biblica, quale Vangelo vi ha toccato e quale tipo di personalità in Gesù è stata più forte e che ha risposto alla vostra vita, alla vostra personalità. Grazie che mi avete accolto, buono studio, a presto, ciao!